In questo video capiamo come intervenire nel momento in cui lavoriamo con bambini o ragazzi che tendono a mordere. Vediamo quale attività proporre. Io sono Angela De Pace, educatrice professionale e pedagogista specializzata nell'ambito dell'autismo, nella disabilità, nel supporto genitoriale e adesso parleremo di come proporre questi strumenti. Innanzitutto bisogna fare un piccolo passo indietro. Cos'è un comportamento? I comportamenti sono delle vere e proprie forme di comunicazione che servono per esprimere richieste, bisogni, disagio o tendono ad essere dei comportamenti istintivi ed impulsivi di reazione, di risposta a una situazione. Chiaro è che nel momento in cui si verificano morsi verso se stessi o comunque verso altre persone, dobbiamo necessariamente trovare un modo per gestirli. Dato che chiaramente non possiamo smettere di comunicare, bisogna trovare un modo, un sistema o degli strumenti in grado di soddisfare un'esigenza, a volte incontrollabile, in una maniera funzionale. Ad esempio, grazie a questi strumenti possiamo andare a canalizzare il morso verso uno strumento apposito, che quindi va a ridurre la possibilità di farsi male o farsi male agli altri. Data anche la forma che hanno questi strumenti, si possono anche ad esempio indossare. Nel caso di ragazzi o adulti, questi strumenti possono anche diventare dei bracciali, quindi da avere facilmente. Si prestano anche ad essere proprio toccati, manipolati, quindi oltre a stringere i denti, io posso stritolare appunto questi supporti appositamente pensati in gomma per andare a gestire il mio disagio. Più o meno tutti passiamo quella fase orale, la fase in cui siamo molto piccoli e abbiamo l'esigenza di esplorare qualsiasi oggetto con la bocca. Per alcune persone, questa fase e questa esigenza di esplorare con la bocca perdura nel tempo, soprattutto se pensiamo a persone che hanno difficoltà a comunicare. Questi materiali quindi possono essere utilizzati e proposti tanto per stimolare neonati, ma si adattano effettivamente a tutte le età. Per chi ha esigenza di mordere, per chi ha bisogno di muovere e avere sempre qualcosa tra le mani. Vanno esplorati e proposti come un'attività libera, quindi possiamo disporre questi materiali in un posto facilmente accessibile. La loro forma e i loro colori tendono ad essere abbastanza accattivanti e a differenza di qualsiasi altro materiale che va messo in bocca, in questo caso, nel momento in cui vediamo che c'è questa esigenza di portare alla bocca, possiamo incoraggiare. Quindi anche a livello verbale andare a spiegare che questi oggetti possono essere usati proprio per quello. Possono esserci bambini o ragazzi con cui facilmente possiamo andare a spiegare e a proporre di utilizzare questi strumenti nel momento in cui si prova particolare fastidio, nel momento in cui si prova una sensazione di disagio. Quindi per concludere, prima di intervenire su qualsiasi comportamento, innanzitutto capiamo cosa ci vuole dire e valutiamo bene se è il caso di intervenire andando a proporre un'attività o uno strumento funzionale o se quel comportamento, per quanto visibile e alcune volte rumoroso, crea benessere nella persona ed ha una sua funzionalità.